Grazie mille. Grazie a tutti voi per essere venuti qua questa mattina, grazie a Roberto, grazie al Polo del Novecento che mi ospita oggi. E grande. Faccio anche il caffè dopo. Quando Roberto mi ha chiamato per parlare del coraggio, mi sono chiesto perché avesse chiamato me. Forse c'è anche una retorica nella professione del fotoreporter che ha molto a che fare con il coraggio. Ho cercato quindi di mettere insieme una narrativa che non parlasse tanto del mio coraggio, ma quanto del coraggio, della resilienza delle persone che ho incontrato durante il mio lavoro, però comunque portandovi in un viaggio attraverso il mio rapporto con la professione dall'inizio e anche i punti di svolta che in qualche modo coraggiosamente un giovane autore deve affrontare per fare le cose diversamente in un momento in cui forse la fotografia di reportage deve anche rivalutare il suo rapporto con il soggetto e il modo in cui raccontiamo certe storie. Parto quindi proprio dall'inizio, dal mio lavoro, da quello che mi ha portato qua. Qui siamo in uno dei primissimi progetti che ho prodotto, questo è il Brasile. E Belo Monte, nello stato del Pará, conflitti, uno stato di conflitto per la costruzione di una diga idroelettrica che poi diventerà la terza diga idroelettrica più grande del mondo, appunto quella di Belo Monte. Mi sono recato e ho vissuto a strettissimo contatto con le popolazioni di questo luogo, le comunità riberigne, gli indigeni, per raccontare cosa l'impatto di una costruzione del genere, che tipo di impatto una costruzione del genere potesse avere sulla vita delle persone che vivevano lì. Questo è il cantiere principale della diga di Belo Monte, un mostro di potenza che ha modificato radicalmente il paesaggio, il fiume e dunque anche il rapporto che queste comunità estremamente rurali avevano con questo paesaggio, con questo fiume che era fonte di vita e di quotidianità per tutte quante. Queste sono le favela di Altamira, la città più vicina alla diga di Belo Monte, 150.000 abitanti, favela che sono state completamente inondate dopo la costruzione della diga, senza che i residenti potessero fare nulla contro quanto stava accadendo. Sono comunque persone che quasi sulla carta nemmeno quasi esistono. E vivere a stretto contatto con queste persone mi ha modificato il modo che avevo io di rapportarmi all'altro, che comunque io ero andato a fotografare da un punto di vista un po' esterno, quasi arrogantemente, dicendo: ah, adesso io vengo qua, racconto a tutto il mondo cosa sta succedendo, con questa idea del reporter che va dall'altra parte del pianeta per operare un cambio sociale, per operare qualcosa. E comunque rendendomi conto dopo mesi che vivevo insieme a queste persone che al di là di produrre delle immagini che potessero raccontare quanto stava accadendo, l'impatto effettivo che io materialmente potevo fare per queste persone, queste sono le comunità indigene subito fuori da Altamira, anche questo un villaggio indigeno che è stato completamente abbandonato dopo la costruzione della diga perché il fiume ha smesso di scorrere di fronte a quella comunità. L'impatto che le mie immagini avevano su queste comunità poteva essere comunque estremamente limitato, al di là di una soddisfazione personale per aver raccontato la loro storia in maniera più o meno completa. Su questo si potrebbe ragionare. Sentivo che comunque il rapporto che avevo io con il soggetto delle mie fotografie aveva qualcosa di sbagliato, che aveva molto a che fare con quelle logiche legate al colonialismo che poi questi problemi avevano causato in prima istanza, in qualche modo. Tornato indietro da questo viaggio, dunque, oltre a continuare a lavorare come fotoreporter, questi sono alcuni scatti del mio lavoro quotidiano, di quello che faccio come lavoro quando lavoro con i giornali. Sono il terremoto di Amatrice, l'attentato di Nizza, un'immagine della crisi dei rifugiati in Iraq e Siria, e di nuovo un'immagine del terremoto di Amatrice. Oltre a produrre questo tipo di immagini, comunque ho cominciato un percorso
diverso, in qualche modo coraggioso, allontanandomi da quello che diciamo l'industria mediatica, l'industria dei media con cui lavoro chiede dalla figura del fotoreporter, e ragionando molto sulla relazione che avevo con i miei soggetti, avvicinandomi anche a un tipo di tematica che poi negli anni, specialmente ora, è diventata sempre più pressante, che sono le migrazioni. Iniziando quindi a lavorare con i miei soggetti in un modo diverso, che andasse al di là della necessità semplicemente di raccontare una storia a un pubblico, ma sapesse sviluppare una relazione diversa con il soggetto, per mostrarne quello che materialmente non sarebbe mostrabile. Cioè, al di là del cosa sta accadendo, ragionare anche sul come quanto sta accadendo viene percepito dalla persona che sta passando attraverso quel tipo di esperienza. Vi faccio vedere due progetti su cui ho lavorato attraverso questo approccio. Questa qua sono le campagne fuori Foggia, nel sud Italia, dove questo è un posto che viene chiamato dai suoi abitanti le Grand Ghetto, il grande ghetto. 1500 migranti africani vivono in baracche di cartone e plastica nel sud Italia. Se, legandoci di nuovo al tema della giornata, molto coraggiosamente cercando di mantenere una dignità nella loro condizione comunque abietta e svilente. Mi sono recato al Gran Ghetto per raccontare la storia di queste persone, con l'idea di produrre di nuovo un tipo di narrativa che raccontasse al mondo fuori cosa sta accadendo lì. Mentre mi trovavo al Gran Ghetto, vivevo anche io stesso dentro una di queste baracche. Questa foto è scattata proprio dalla baracca dove vivevo io, è la foto della moschea. Come potete vedere c'è la stella con un pezzo di luna ancora attaccata su quel palo. Mentre vivevo lì e vivevo a stretto contatto con le persone, parlavo con queste persone, cercavo di capire in che modo raccontare correttamente questa storia, e ricevevo un rifiuto totale da parte loro verso la mia intenzione di raccontare quanto stava accadendo. Dicevano che io non avevo il diritto di scattare loro delle fotografie, perché loro, dopo un viaggio di migliaia di chilometri, dopo anni passati a risparmiare per arrivare finalmente nella terra promessa Europa, si trovavano a vivere in condizioni di semischiavitù all'interno di un meccanismo di caporalato che gli impediva di affrancarsi, di liberarsi da questa condizione, e non si riconoscevano più. Quello che erano loro, proprio il tema delle conversazioni che avevo con queste persone era: io non sono quello che sembro, e quindi non voglio che tu mi fotografi in questa maniera, perché io non c'è dignità in questa immagine. Dunque, insieme a loro ho cercato di sviluppare una narrativa collaborativa. Li ho chiamati a far parte del mio percorso narrativo. Attraverso pratiche collaborative giravo con una stampantina portatile 10x15, capace di stampare fotografie 10x15, e insieme a loro costruiamo dei ritratti che io poi regalavo a loro. Dunque loro sceglievano la migliore fotografia tra tutte quelle scattate, se ne facevano di scattare finché non si piacevano. In questo modo cercavo di colmare quel vuoto che c'era tra me, spettatore esterno, e invece muovermi in un'altra maniera, muovermi in un modo in cui il soggetto avesse una voce all'interno della mia narrativa. La serie visuale che poi ho creato riflette questa perdita di identità sperimentata non soltanto da loro, ma da moltissimi che si trovano nella loro condizione, moltissimi migranti e sans-papiers che si trovano nella loro condizione in tutto il mondo, cercando di nuovo una narrativa che, più che mostrare in maniera colonialista cosa stesse succedendo, io che comunque sono un occidentale e con un lavoro, una casa, vado in un posto, passo una settimana a fotografare la miseria delle persone e me ne vado via, in qualche modo questo lo trovavo problematico. E dunque creare una narrativa che sapesse più accennare che dare delle risposte, che invitasse lo spettatore a chiedersi delle cose piuttosto che mostrare quanto sta accadendo, e
reiterando una narrativa comunque stereotipante di questo tipo di tematiche, che vedono sempre il migrante sofferente, il migrante che ha bisogno della nostra pietà, il migrante che smette di essere un essere umano, ma appunto diventa un migrante, perdendo qualunque tipo di identità, perdendo qualunque cosa era prima, perdendo qualunque cosa sarà dopo. Una volta che uno diventa migrante, nella nostra cognizione rimane soltanto migrante. Ho scelto anche di fotografare gli oggetti loro, del loro quotidiano, per parlare delle loro condizioni di vita, di nuovo senza però andare a metterli dentro quel contesto che era svilente per le persone, e chiedendo anche di lasciare delle tracce scritte della loro esperienza e di quanto stessero passando. Un altro progetto sempre collaborativo, di nuovo, che ha a che fare molto con la resilienza delle persone, con la percezione personale di una condizione come quella del migrante senza documenti, del clandestino, per qualunque cosa questa parola voglia dire. È uno che ho prodotto recentemente, questo è Ventimiglia, sul confine franco-italiano, molto vicino, molti di voi la conoscono, a due passi dalla Costa Azzurra. Ventimiglia è salita all'onore delle cronache recentemente, quando la Francia ha deciso di chiudere il confine, di sospendere la libera circolazione attraverso il confine, proprio per far fronte all'emergenza migratoria, creando una situazione a collo di bottiglia a Ventimiglia, dove centinaia di migranti, principalmente provenienti dall'Africa subsahariana, si trovano bloccati al confine mentre tentano attraverso sentieri di montagna e una complessa rete di passeur, smugglers, contrabbandieri, di passare dall'altra parte del confine. Di nuovo mi sono recato a Ventimiglia più che con l'intenzione di reiterare un tipo di narrativa che comunque era onnipresente sui nostri media, che vedeva quest'orda informe di persone ammassarsi al confine, questa invasione, immagini che comunque poi si traducono in politiche, e il lessico dell'emergenza legato ai temi dell'immigrazione si sono tradotti spesso in politiche molto drammatiche per le persone coinvolte. Quindi, con l'intenzione, anziché di produrre una narrativa che raccontasse di questa emergenza da un punto di vista esterno, ho lavorato in maniera, se vogliamo, più etnografica, più a contatto con le persone che quella situazione la vivevano quotidianamente, per cercare di mostrare cosa significasse trovarsi in quella posizione, per cercare di mostrare cosa fosse il confine per chi ne ha esperienza diretta in una maniera così potente. Per me, che sono nato a Ventimiglia, paradossalmente, il confine non è mai esistito. Io sono sempre stato libero di muovermi da una parte all'altra. Io non ho memoria del confine, ero troppo piccolo quando c'era la dogana ancora, cioè non ho quasi ricordi. E, mentre per queste persone il confine è una cosa estremamente tangibile, estremamente potente, ed è uno spazio estremamente concreto e letale in molti casi, perché molti di loro perdono la vita cercando di attraversarlo sui passi di montagna. Questo è uno dei passi di montagna che viene utilizzato dai migranti. Il passo viene chiamato il passo della morte, giusto proprio per la pericolosità del cammino che molti migranti fanno di notte. E dunque ho lavorato di nuovo insieme a loro per cercare di raccontare questa cosa con un lessico diverso, che avesse a che fare con la scelta individuale e con la percezione di chi si trova in questa posizione e che non si arrende e che comunque va avanti, e che comunque sceglie di passare questo confine per quanto rischioso e tra l'altro per dozzine di volte, tante volte, prima di riuscirci effettivamente. Di nuovo ho lavorato in maniera collaborativa con una stampante portatile, con delle fotografie istantanee, delle Polaroid, tante volte scambiandomi anche la foto della macchina fotografica con i miei soggetti, per chiedergli di lasciargli anche una traccia tangibile di cosa significasse, dei loro sogni, delle loro speranze, del perché si trovassero in questa situazione a Ventimiglia. Lui scrive: vorrei che i miei sogni si realizzassero non importa dove. Il secondo ragazzo scrive che vuole raggiungere l'Inghilterra e diventare un traduttore, e poi impiega le ultime due righe per,
per salutare la famiglia, come se questa immagine, se in qualche modo potesse mai raggiungere la famiglia in Sudan, almeno sanno che lui li saluta. E l'ultimo scrive che fin da quando era bambino ha sempre sognato di arrivare in Europa, e ora che il suo sogno si è realizzato ha capito che la realtà è molto diversa da quanto si aspettasse prima di partire. Ho fotografato le loro borse prima che attraversassero il confine, perché questa è tutta la vita che loro si portano dietro. In qualche modo questa serie di immagini per me era molto emblematica della condizione in cui si trovassero. Immaginate voi a dover mettere tutta quanta la vostra vita in uno zainetto. Quanto ci sta dentro? E in che modo? E cosa scegliereste di portare? E poi ho lavorato proprio su cosa significa il confine, quindi i foglietti sparsi trovati sui passi di montagna con i numeri dei passeur, con i numeri delle persone che aiutano questi migranti sotto pagamento a passare il confine, o le immagini della polizia dopo le retate, quando arrestano le persone che stanno attraversando il confine. Oppure la percezione di sé, e dunque giustapponendo le immagini che i ragazzi utilizzavano sui social network nei giorni in cui si trovavano a 20.000. Questo qua, per esempio, Vincent, un ragazzo della Sierra Leone, la fotografia se l'è scattata in un letto della Caritas, però questo è il posto dove effettivamente lui viveva, sotto il ponte della ferrovia a 20.000. Quindi questa giustapposizione quasi ironica tra quello che uno vorrebbe essere e quello che mostra le persone che in effetti stanno a casa e quindi hanno esperienza del suo viaggio attraverso questo tipo di immagine e la realtà di tutti i giorni. Utilizzo di mappe di nuovo per mostrare quanto è letale, quanto è reale questo confine. Queste sono tutte le croci, sono i migranti che sono morti nell'ultimo anno cercando di passare il confine. Questo confine che per me non esiste, perché per voi nemmeno, se siete cittadini europei, esiste. E poi i passi di notte, adesso c'è forse un po' troppo luce. Questa è una fotografia dei passi di montagna che vengono utilizzati dai migranti di notte, esattamente come lo vedono loro mentre tentano di passare, con una torcia al buio, spesso con dell'infradito, forse anche emblematico di quello che li si trova davanti. Sono circondati dall'oscurità, non sanno cosa c'è dopo questo confine, non sanno quello che li aspetta al di là, vogliono soltanto passare. Dunque questo tipo di pratiche collaborative che in qualche modo muovono lontano dalla logica e dal tipo di immagine che vediamo spesso sui nostri media, mi hanno portato anche a lavorare non soltanto come produttore di immagini, ma anche come editor, e educatore e producer per altri fotografi, specialmente l'esperienza irachena che Roberto menzionava prima. Io all'inizio del 2015, ho raggiunto il mio collega Stefano Carini in Iraq per mandare avanti la prima e unica agenzia di fotogiornalisti iracheni. L'intenzione era quella di formare una nuova classe di fotografi documentari che sapesse raccontare quella terra non attraverso il punto di vista dell'occidentale, dell'europeo, del fotografo americano che va in Iraq, sta e per quanto immerso nella cultura comunque rimarrà per sempre un esterno, ma raccontare quella terra che noi guardiamo molto e con molta preoccupazione spesso da un punto di vista interno, in un modo che avesse a che fare con la percezione quotidiana di chi ci vive e di chi quella guerra e quei conflitti li vive quotidianamente. Durante la mia permanenza in Iraq, ecco, questa è la percezione, il primo ricordo che ho io dell'Iraq quando ero bambino, questo è il bombardamento di Baghdad nel 94. Durante un'operazione delle forze statunitense e britanniche. Mi ricordo il cielo con i traccianti verdi, le immagini della prima guerra che si vedesse in diretta, ha modificato per sempre il modo in cui facciamo giornalismo. E questa è l'immagine che abbiamo tutti dell'Iraq. Questa è una ricerca su Google delle prime pagine dei giornali che parlano di Iraq tra il 91 e oggi. Di base noi sappiamo dell'Iraq quando accade questo. Selvaggi, guerra, bombardamenti, Shock and Awe è l'operazione
di cui parlavo, distruzione di massa, è iniziata la guerra. Questa è la guerra fatta, è una guerra fatta di immagini potenti, di immagini che hanno a che fare proprio con le frontline, con i posti dove si spara, dove la guerra fa rumore. La verità è che vivendo in Iraq e parlando molto con i fotografi con cui lavoravamo, la verità è che la guerra è una cosa estremamente silenziosa e ha molto a che fare con il coraggio di chi in guerra ci vive quotidianamente, le famiglie che hanno a che fare con la guerra tutti i giorni, le famiglie che perdono le loro case. Di nuovo, tornando su questo concetto, il coraggio, la resilienza, la voglia di non abbattersi, di continuare a vivere nonostante un conflitto violentissimo. E dunque, mentre eravamo lì, anziché raccontare le frontline, le linee del fronte, cosa che comunque i nostri fotografi ogni tanto facevano quando i giornali chiedevano quello, a un certo punto abbiamo abbandonato quella narrativa lì e ci siamo chiesti: ma cosa effettivamente è la guerra per chi vive qua? Perché la guerra non è i proiettili e le bombe, la guerra per l'iracheno è questo, è la più grande crisi di sfollati dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Nel momento in cui io mi trovo in Iraq, nel 2015, oltre 3 milioni di iracheni si trovavano in condizioni di sfollati o rifugiati. Vuol dire che avevano dovuto lasciare le loro case per il conflitto contro lo Stato Islamico. Tra 1,5 milioni e 2 milioni di questi vivevano all'interno della regione del Kurdistan iracheno, dove noi avevamo la nostra base operativa. Con i nostri fotografi quindi abbiamo iniziato per un anno intero a documentare questa crisi di sfollati interni. In un momento in cui la cosiddetta crisi dei rifugiati ancora non aveva fatto i titoloni in Europa. E noi vedevamo la crisi dei rifugiati, quella che poi sarebbe diventata la crisi dei rifugiati sul nascere, quando era ancora all'interno dei paesi da cui queste persone partivano. Noi ci siamo accorti di loro quando sono arrivati sulle nostre coste, ma in realtà era tra virgolette un disastro annunciato quanto stava per accadere. Quindi per un anno, insieme ai nostri fotografi, abbiamo documentato la quotidianità delle persone che avevano perso le loro case. Questa è una famiglia, sono bambini di una famiglia che vivono in un seminterrato a Shaklawa, una città che una volta era un resort turistico per i ricchi iracheni di Fallujah e che adesso si è trasformata, in quel momento lì si era trasformato in un posto dove dove i rifugiati erano il doppio della popolazione locale. Gente che non vive soltanto nei campi sfollati. Quello che abbiamo voluto fare noi con questo progetto era mostrare appunto l'estrema differenza di esperienze della condizione di sfollato, che non è soltanto la tenda, quell'immagine che noi abbiamo in testa, ok, questo è un rifugiato e quindi vive in tenda in un campo sfollati. No, c'è tanta gente che cerca di andare avanti, che si inventa una nuova vita nonostante la loro condizione di sfollati. Questi per esempio sono tutti quanti o rifugiati siriani o sfollati iracheni, che dormono all'alba all'interno del ristorante dove lavorano durante tutta la giornata. Finita la giornata mettono via i tavoli, questo posto diventa il posto dove dormono, e poi si svegliano, rimettono i tavoli e ricominciano la loro giornata lavorativa. Questo è lo stesso gruppo di persone il giorno del compleanno di uno di loro. Oppure gente che all'interno di edifici abbandonati, non finiti, perché comunque alla guerra consegue anche una potentissima crisi economica, quindi tante delle opere che si sono iniziate non si possono terminare. Gente che all'interno di questi edifici abbandonati si inventa qualcosa, riparte con un'attività. Questo è un ragazzo di Fallujah che all'interno di questo edificio nella regione del Kurdistan iracheno ha avviato un piccolo negozio dove vende frutta e verdura. Per ritrovare quella normalità che comunque gli dà la forza di andare avanti. E per tante persone questo viaggio, questo sfollamento, rimane un viaggio a senso unico. Per esempio questo è Yasser, che lava da Ramadi, che lava la tomba di suo padre. Anche lui è arrivato nella regione del Kurdistan iracheno da sfollato e non tornerà mai più indietro. È morto di vecchiaia o di cause naturali, diciamo, nella regione del Kurdistan iracheno.
storie di sfollati che non, di nuovo, che si allontanano da quella condizione di passività che appioppiamo in qualche modo a chi vive nei campi rifugiati, ma che si inventano nuovi modi di vivere, come questa famiglia di Ala, che queste sono le montagne di Darbandikan, sempre nella regione del Kurdistan iracheno. Questa famiglia di Diala, che erano pastori a Diala e da sfollati continuano a essere pastori, scelgono comunque di continuare a lavorare, di ritrovare quella dignità che il conflitto li vuole togliere, che hanno perso dopo aver perso tutto, aver perso la casa, dopo essere arrivati da in condizioni da sfollati, senza avere niente tra le mani, nella regione del Kurdistan iracheno, una terra dove tra l'altro nemmeno parlano la loro stessa lingua. Nel Kurdistan si parla curdo, tutte queste persone sono comunque di etnia araba e di lingua araba. Ritrovano la dignità nel lavoro, in quello che sanno fare, quindi iniziano a lavorare per una famiglia curda come pastori. Interi ceppi etnici, questo è Kalfo, con tutti i suoi nipoti. Kalfo, come tutte le persone del piccolissimo campo rifugiati dove vive, è di etnia Shabak, uno dei molteplici gruppi etnici che popolano l'Iraq. Vivevano intorno nelle pianure intorno a Mosul a causa della pulizia etnica che lo Stato Islamico ha iniziato a fare una volta che ha preso il controllo della regione. Anche tutti loro sono dovuti allontanarsi e vivere per l'ennesima volta in una condizione degradante, cercando di mantenere comunque una normalità, e una normalità che in tanti casi diventa straordinaria, come nel caso di queste due famiglie, una di Tel Kaif, nel nord dell'Iraq, vicino Mosul, e l'altra di Fallujah, che è alle porte di Baghdad. Fallujah è una città principalmente musulmana sunnita. Tel Kaif, a nord di Mosul, è sede di una delle più grandi comunità cristiane dell'Iraq. Le due famiglie, in momenti diversi del conflitto, si sono trovate a dover lasciare le proprie case ed arrivare nella città di Kirkuk, una delle città più disputate dell'Iraq, curdi, iracheni, sciiti, turkmeni, sunniti se la contendono il controllo di questa città. In mezzo a questa città contesa e disputata, queste due famiglie, una sunnita e l'altra cristiana, convivono sotto lo stesso letto, sotto lo stesso tetto, perché condividono la condizione di essere sfollati, di scappare dallo stesso nemico. Quindi anche storie di convivenza in un momento in cui la violenza settaria stava dilaniando il paese e tuttora sta dilaniando il paese, anche se un po' più lontano dai riflettori dei media. E poi storie di chi veramente ha passato di tutto e coraggiosamente ha scelto comunque di continuare a vivere nonostante le atrocità. Questa è Jihan, a 20 anni, è stata rapita dai miliziani dello Stato Islamico quando hanno il 4 agosto del 2014, quando hanno preso controllo della città di Sinjar, nel nord dell'Iraq. Sinjar è una città a maggioranza yazida, che è una delle più antiche religioni del mondo, mescola elementi dello zoroastresimo con elementi dell'Islam e del cristianesimo. Vengono considerati adoratori del diavolo. Quando ISIS è arrivato nel nord dell'Iraq, a Sinjar ha massacrato 5.000 uomini e rapito 5.000 donne nell'arco di una sola notte. Jihan è una di queste donne, che sono state dapprima portate a Mosul e poi vendute come schiave sessuali per i miliziani dell'ISIS, e quindi portate a Raqqa, in Siria, che all'epoca era la capitale dell'autoproclamato califfato. Jihan è stata venduta due volte, ha subito innumerevoli torture e abusi di ogni genere, e ha detto che una volta si trovava con altri ragazzi durante una giornata di questa interminabile prigionia, che ha passato 10 mesi nelle mani dello Stato Islamico. Si trovava in una stanza con delle altre ragazze,
Sono entrato un gruppo di uomini, ha cominciato a picchiarle senza nessun motivo e gli hanno detto che preferivano, che non l'avrebbero mai uccise perché la cosa che preferivano era farle del male. Gian, insieme ad altre ragazze, che Seivan, la fotografa che ha prodotto questa narrativa, sempre sotto la nostra, sotto questo progetto che stavamo producendo, Seivan ha incontrato 15 di queste ragazze e ha deciso di fotografarle in una maniera che rispettasse il loro anonimato, perché lo stupro si porta uno stigma molto potente nella comunità yazida, le famiglie disconoscono le persone che vengono stuprate, nonostante gli appelli dei leader religiosi della comunità yazida a riaccettare le figlie che hanno subito questo genere di abusi. Seivan le ha incontrate e ha deciso di fotografarle mentre indossano l'abito bianco nuziale della tradizione yazida, come simbolo di purezza, a contrastare quella sporcizia che hanno dovuto subire. Tutte ragazze che sono riuscite a scappare con le proprie forze dai loro rapitori e che poi hanno trovato rifugio nel nord della regione del Kurdistan iracheno. Queste sono alcune delle immagini che fanno parte di un progetto che si chiama Map of Displacement. È un progetto interattivo, è un documentario interattivo liberamente accessibile online che vi esorto ad andare a vedere. C'è una mappa interattiva in cui potete seguire gli spostamenti delle persone che vi ho presentato attraverso queste slide e tante altre. Sono 12 storie in tutto, prodotte di nuovo attraverso il lavoro di fotografi iracheni con cui non lavoravamo, un team di scrittori internazionali, giornalisti, alcuni dei quali rifugiati a loro volta, e la nostra supervisione e produzione. Dopo questo progetto abbiamo continuato la nostra collaborazione con i fotografi locali, perché sentivamo necessario comunque mostrare questa terra che noi conosciamo soltanto attraverso un tipo di immagine, che è quella del deserto col carro armato o del miliziano con la K-47 in spalla. Volevamo offrire un altro tipo di punto di vista, un punto di vista che fosse più intimo e dove quindi la guerra, queste sono fotografie di Ali Arkadi, uno dei più bravi fotografi iracheni. In questo momento Ali non può più vivere in Iraq perché ha documentato dei crimini di guerra per cui hanno imputato diverse persone dell'esercito iracheno e dunque vive in esilio in una località segreta in Europa in questo momento. In queste immagini Ali ci mostra la guerra, ma ci mostra anche che la vita va avanti. Questo è il matrimonio di un soldato, tra l'altro. Un'immagine dell'Iraq che non ci aspetteremmo, che comunque rompe uno stereotipo che noi abbiamo di una terra comunque dilaniata soltanto dal conflitto, dove tutti soffrono indiscriminatamente. Vivendo lì noi ci rendevamo conto che la vita va avanti, la vita comunque continua. E certo, ci sono le milizie sciite alle porte di Mosul che combattono contro gli estremisti sunniti, ma allo stesso tempo c'è anche l'orchestra che suona nei teatri di Baghdad, un Iraq che di sicuro non ci aspettiamo. Un Iraq che soltanto chi è iracheno e chi ci vive lì, forse, sente il bisogno di raccontare. Perché è chiaro che il fotografo occidentale che va difficilmente ha esperienza di queste cose, perché viene mandato dove c'è l'azione, dove sta succedendo qualcosa. Di nuovo, questa alternanza tra la guerra, questo è di nuovo un gruppo di milizie sciite, Hashd al-Shaabi, durante la liberazione di alcuni quartieri di Mosul, e i bambini che imparano a nuotare, una scena quotidianissima che potremmo avere anche qua a Torino. La notte, caricando i fucili, preparandosi ai combattimenti della mattina. E poi un altro Iraq, di nuovo. Queste sono fotografie di Aran Karim. Aran Karim è un fotografo che è nato al confine tra Iraq e Iran, nell'area curda dell'Iraq, nella regione del Kurdistan iracheno, anche lui. Queste sono regioni che montuose, di nuovo un tipo di immagine che non associeremmo a quel deserto pieno di miliziani che conosciamo attraverso i media,
E soprattutto raccontano una storia importante. Queste sono regioni in cui le persone da una parte e dall'altra dal confine si considerano curde, sono parte della stessa famiglia. I cugini spesso sono stati divisi da quella linea che è stata tracciata con l'accordo di Sykes-Picot nel 48. E quindi si guardano, cioè per loro questo confine non esiste. Cosa significa? Che a cavallo di questo confine, dove la vita è estremamente rurale, dove le risorse economiche sono limitate, il fatto che le famiglie vivano sia da una parte che dall'altra di quel confine che non riconoscono, ha significato che si è sviluppato un tipo di economia parallela legata al contrabbando. Questo, il fiume, è il confine tra Iraq e Iran. Il giorno che i capi contrabbandieri hanno, uno dei giorni che i capi contrabbandieri hanno corrotto le guardie di confine. Potete vedere la massa di contrabbandieri che si muove da una parte all'altra, dall'Iraq verso l'Iran, portando alcol, portando beni proibiti nella Repubblica Islamica dell'Iran, e dall'Iraq verso l'Iraq principalmente portando benzina più raffinata di quelle irachene, quindi distrugge i motori un po' più lentamente. Aram, essendo nato lì, ha un accesso che nessun altro potrebbe avere, per esempio assistendo allo scambio di denaro tra i contrabbandieri che stanno da una parte e dall'altra del confine. E soprattutto ha un amore e un occhio per il suo paesaggio, le sue montagne. Una volta Aram mi ha detto: io amo queste montagne, l'unica cosa che mi dispiace moltissimo è che non posso camminarci sopra perché sono interamente minate. I rimasugli della guerra tra Iraq e Iran di quasi 20 anni fa. Di nuovo, il coraggio di mostrare un punto di vista diverso su questa terra, uno sguardo che rompe con un certo stereotipo e fa capire anche il contesto, fa capire anche perché o chi sono queste persone che effettivamente poi si sparano tutte quante addosso in un deserto, ma allarga il quadro, fa vedere un po' più lontano. Fino ad arrivare a uno dei tesori che abbiamo trovato mentre vivevamo in Iraq. Questo è un archivio, appartiene a Tuana Abdullah, probabilmente il miglior fotografo che l'Iraq abbia mai visto. Tuana purtroppo è morto nel 92 durante la guerra civile, cercando di sedare una rissa tra partiti contrapposti. Tuana aveva iniziato a fotografare negli anni 70 dopo che il suo villaggio era stato bombardato. Da quel momento lì ha deciso che la fotografia sarebbe diventata la sua vita e ha continuato incessantemente a fotografare la vita quotidiana dell'Iraq, del Kurdistan, del suo paese, con uno sguardo che poche altre persone avevano in quel momento. Nel 92 lui muore. Sono gli anni in cui Saddam sta governando l'Iraq. Avere un archivio di fotografie in una casa curda era una cosa pericolosa. E dunque la famiglia, dopo la morte del fotografo, decide di seppellire l'archivio e nasconderlo alla distruzione da parte del regime. Nel 2006, 3 anni dopo la morte di Saddam, suo figlio Raushd Tuana, uno dei fotografi con cui noi abbiamo lavorato sugli altri progetti, ritrova l'archivio, ritrova questa scatola polverosa piena di negativi, oltre 40.000 negativi, e inizia a scansionarli, non rendendosi bene conto di cosa si trova lì dentro, però impara a conoscere suo padre attraverso queste immagini. Questo è un autoritratto di Tuana con sua moglie Kaida. E impara a conoscere suo padre attraverso i suoi scatti, ma soprattutto attraverso questo suo lavoro di ristorazione di questo archivio, che ora si trova qua in Italia. Per fortuna siamo riusciti a portarlo via. Raushd stesso si trova in Italia, un richiedente asilo, in questo momento qua a Torino, peraltro. Ci restituisce comunque un archivio unico, un documento storico su questa terra che ci mostra un altro Iraq, completamente. Un Iraq non soltanto perché di qualche anno fa, ma è anche un Iraq dove potremmo essere noi negli anni 70, dove è molto più vicino di quell'idea che abbiamo, di quel
di quelle immagini che ormai siamo abituati a vedere e ad associare a questo territorio. Un Iraq dove la gente fa il bagno al fiume nudo, come potremmo farlo noi ovunque, di sicuro. E un tesoro unico anche perché unico nel suo genere, perché Saddam effettivamente ha fatto un buon lavoro cercando di distruggere qualunque documento di vita curda in negli anni in cui ha governato. E dunque trovare un tesoro di questo genere ha un valore storico, non soltanto artistico, inestimabile. Questo è un combattente, un peshmerga, quando i peshmerga ancora non erano l'esercito regolare del Kurdistan iracheno, ma erano semplicemente dei miliziani che combattevano per l'indipendenza, mentre quello a destra è il corteo nuziale del fotografo il giorno delle sue nozze. Questa è la sua famiglia. E poi era un fotografo che comunque mostrava un amore per la fotografia. Lui scattava con qualunque tipo di macchinetta, dalla point and shoot col flash a sinistra, fino al medio formato, fino alle lastre in grande formato per i ritratti in studio. E una sensibilità artistica che nella fotografia a destra è quasi impressionista, delicatissima. Uno sguardo che forse non esiste nemmeno più su questa terra, perché siamo ormai abituati a vederla troppo diversamente, tanto che i fotografi iracheni stessi faticano a uscire da quello stereotipo, perché comunque vogliono mostrare quello che pensano che il mondo si aspetti da loro. Tuan aveva una purezza nello sguardo che forse è andata persa, e per questo archivio rappresenta un tesoro inestimabile e un documento unico nel suo genere. Questo progetto è diventato poi una mostra che coraggiosamente il Centro d'Arte Contemporanea ha prodotto. È diventato un libro che, se qualcuno di voi è interessato, può venire e chiedermi come e dove acquistarlo dopo l'intervento. E questa mostra in questo momento ha inaugurato al Centro d'Arte Contemporanea di Praga e si trova in questo momento in transito in Italia. Uno dei quattro capitoli, Map of Displacement, quello che racconta la storia del 1,5 milioni di sfollati all'interno della regione del Kurdistan iracheno, si trova in questo momento in mostra a Palazzo Lascaris, al Consiglio regionale del Piemonte, visitabile dalle 9 alle 5 tutti i giorni, a parte il sabato e la domenica. E appunto, è in transito adesso verso la Slovenia, dove andrà a fine anno, e offre offre uno sguardo diverso su questa terra, e in qualche modo racconta anche in maniera coraggiosamente diversa quanto sta accadendo. Io con questo ho fatto vedere, chiedo a Roberto se sono stato dentro i tempi, ok? Aveva promesso che mi avrebbe tirato le orecchie se non l'avessi fatto, e quindi ti rimando la palla e il microfono.